I sing my song so you Bentornati per un'altra puntata su Console Generation. Un saluto dal vostro amico Raffaele. Ciao Raffaele, ciao anche da Andrea, come stai? Benissimo, ma io non volevo più fermarla la musica di introduzione di questa puntata perché mi piace tantissimo, mi piace veramente tantissimo ed è un perfetto inizio per questa prima puntata del 2023. Oggi è il giorno della Befana Andrea, non so se ti sei cambiato le calze perché la settimana scorsa erano rotte e quindi di cosa E quindi niente, settimana scorsa avevamo chiuso la puntata con le calze le tutte calze rotte della tutte Befana, rotte. la Befana, <ride> Ma ti devo dire la verità: io quest'anno non questa hai festività... cambiato le calze. No, no per fortuna sì. Eh, però io questa festività la sento un po' meno di zero, non so perché. Non, non mi appartiene più, è la verità. Eh, Natale lo sento, eh, però la Befana non la sento più neanche nemmeno. io boh, la sento guarda boh. cioè con, con questa cosa della calza e del ciumi e quant'altro eh, sarà che mh, faccio attenzione anche a non, eh, non esagerare eh, non, non la vivo non la vivo come, come un tempo pazienza e la mia festa sarà lo sai tu quando sarà Sarà, sarà l'Aurora il 22 di febbraio di quest'anno, finalmente. Andrea sì. riuscirà ah, ad essere un bambino felice ancora con il suo nuovo sì, visore sì, PlayStation sì. VR 2. Eh, non, eh, sì, eh, sì. non vedi l'ora, eh? Non vedi l'ora. Io sono, sono veramente, l'ho fatto anche in un post sul mio profilo di Facebook e Instagram: che per me il Natale, come è augurio, eh, sarà in attesa del 22 febbraio. Ed è così io ho fatto il Natale in serenità ma eh, punto al 22 febbraio per PlayStation VR 2 perché su console è l'unico visore insieme al primo PSVR e dobbiamo e voglio condividere che con Raffaele abbiamo fatto anche una chiacchierata non più tardi di... quando è stato? Ieri o l'altro ieri, ieri? Raffa al telefono eh, perché si tirano fuori delle considerazioni a proposito sta per arrivare la puntata Road to PSVR 2, quindi eh, uno speciale, o meglio, una puntata speciale di Console Generation, dove eh, parleremo di PSVR 2 eh, con i titoli ufficializzati, quelli che non sono stati ufficializzati ma che speriamo che arrivino, arrivino, spero che arrivino, un po' di considerazioni, giusto per scaldare un po' i motori, perché torno ad essere come posso dire... Il gamer felice che conta i giorni. Era tanto, tanto tempo che non trovavo questa sensazione. E qui allora vedremo una delle prossime puntate. Vediamo se la prossima o quella successiva. Per parlare di PlayStation VR2. Ma. Dobbiamo partire con la puntata di oggi che è, si è aperta con il brano Lucy's Song cantato da Chloe Edgecomb e tratto da Children of Silent Town che è il gioco di cui vi parleremo oggi insieme anche allo sviluppatore che vi introdurremo fra poco, un gioco che uscirà l'11 di gennaio. Apriamo quindi con, eh, anzi non con, ma in grande stile promuovendo ancora una volta un gioco indipendente che arriva dalle menti dei nostri connazionali. Eh, giusto per fare un po' i patriottici, parleremo poi chiaramente anche delle notizie della settimana, non mancherà la Kojima Inutility, gli annunci improbabili e la Resident Evil Curiosity, come ormai facciamo da 12 anni in diretta alle 22.30 tutti quanti i venerdì su Spreaker in audio, su YouTube e Twitch invece in video e altrimenti se ci volete recuperare ci trovate su tutti quanti i podcast principali su tutte le piattaforme di podcast principali, da Spotify a Amazon Music, a Apple Music, anzi a Apple Podcast, a che altro c'è ancora, boh, Spreaker, eccetera eccetera. Tra l'altro, se volete venire a farci una visita sul nostro canale Telegram o gruppo Telegram, trovate il link di invito direttamente sul nostro sito www.consolegeneration.it e se siete abitudinari del podcast, magari passate a trovarci, magari un venerdì sera, giusto anche per un saluto, come stanno facendo questa sera Juris Ju, Massimo Fitness Addicted e Jerry dalle piattaforme streaming video, mentre invece Luca dalla piattaforma, eh, anzi da, da Spreaker, tra l'altro con Luca che dice musica introduttiva bellissima e poi rincara la dose e dice: Io ho la calza della befana dell'Inter. Beh, è una bella calza per quanto mi riguarda, però vabbè, eh, so che gli sfottò in ambito calcistico sono sempre all'ordine del giorno, per cui se tiene una squadra. Eh, agli altri non va bene, viceversa, vabbè, un po' così. Però eh, cosa devo fare? Sono di Milano, quindi o uno o l'altra, non è che cambiava tanto. Poi, vabbè, non è neanche detto così. Eh, grazie. Intanto, voglio salutare anche tutti i ragazzi che sono nella nostra unica e originale Power Chat, perché la Power Chat c'è solo su Console Generation. Da altre parti c'è la chat, le super chat, chiamale come vuoi. Da noi c'è la Power Chat, che in ambito. Fighting game o picchia duro dell'epoca è contraddistinta con quella barra di energia che si carica e quando è piena eh, di appassionati appassionati che scrivono all'interno della Power Chat, si illumina per fare la mossa finale, va bene la mossa finale che spero non sia per metterci KO, altrimenti siamo veramente messi malissimo. Nel frattempo si sono aggiunti anche Game Revs uh, Nerds Inside e Serfainor. Ma ciao, ciao ragazzi. È arrivato il momento, ragazzi, di entrare nel vivo della puntata chiamando in causa chi? Il creative director di Children of uh, Silent Town, Piero Dotti. Ciao, Piero. Ciao, ragazzi, buona serata. Grazie per l'invito. No, Piero, benvenuto. Ho provato un momento di terrore perché a un certo punto Raffaele ha detto Children of. e ho atteso Di <ride> Atom perché X-Men di Capo <ride> dell'epoca. Vi chiedo scusa, ma per me quando si esodisce dicendo Children of mi va la mente direttamente al picchiaduro, no, a parte gli scherzi. Ciao Piero, benvenuto su Console Generation. Eh, ancora una volta Raffaele ti faccio i complimenti perché eh, vai a bussare alle porte di tutti gli sviluppatori indipendenti italiani perché tu ci tieni e io non posso che ringraziarti come tutti gli appassionati e appassionate che dai voce a eh, team di sviluppo come quello di Elf Games. Eh, ci racconti qualcosa, chi siete, Piero? Elf Games, perché Elf? Allora, è una storia abbastanza lunga in realtà. Eh, mettiamola così: noi siamo, inizia iniziamo come un duo di persone e in realtà eh, la storia viene da lontano, 2011, quando si frequentava le community sui Forum quando è nata con Soul e... Generation praticamente. Ah, perfetto. <ride> ecco, e accidentalmente io e l'altra persona, che è Fabiola, eh, avevamo un avatar di un, un elfo e quindi volevamo fare un team perché eravamo molto svegli e molto adolescenti e abbiamo detto che nome ci diamo, Giochi degli Elfi. Ci sta, perché no? Fine. Perché no? Solo che poi ci siamo, appassionati, ci siamo diciamo, affezionati al nome e abbiamo voluto tenerlo da lì. E, e così è durato, ma in realtà poi la cosa è un po' cambiata chiaramente da allora. Però diciamo, risale ancora alle origini della, della storia, mettiamola così. Quindi appassionati di fantasy, ovviamente. Sì, in realtà il mio era letteralmente Link di Zelda, quindi era un elfo, il Vabbè. suo invece era, era una sua distrazione, perché disegnava folletti elfi. Quindi. Tra l'altro, avete debuttato nel 2016 con Little Briar Rose, che aveva vinto sì. anche l'Italian Video Games Award per miglior game design. Eh sì, è stata una cosa abbastanza così inaspettata, in realtà. Perché ci siamo. Mi era arrivata una mail, ah, c'è il Video Game Italian Award, proviamo a mandarlo. Abbiamo mandato la candidatura e di colpo ci siamo ritrovati eh, catapultati in tipo 4 nomination quindi quattro nomination diverse e ho detto oddio, <ride> oddio vuoi vedere che vinciamo qualcosa e infatti abbiamo vinto qualcosa, è stata veramente una cosa diciamo inaspettata perché era il nostro primo progetto commerciale diciamo. Beh, che cosa comporta eh, anche in termini di responsabilità oltre che di soddisfazione aver vinto eh, un premio del genere? Cioè che cosa è cambiato eh, nella vostra vita? La consapevolezza di poter fare qualcosa di buono, eh, la necessità di andare ad avere risorse maggiori o trovare eh, partnership, o siete rimasti, eh, come posso dire, come alle origini, un po' indipendenti a tutti gli effetti. Allora, non ti so rispondere, onestamente. Quello che posso dirti è che eh, l'effetto collaterale è stato che il nostro nome è girato abbastanza, soprattutto in Italia. Quindi poi ci sono arrivate diverse, di, diverse eh, sia da offerte a candidature a di tutto, insomma. Quindi effettivamente ci ha dato un po' di risonanza sul territorio. Eh, da qui a dire se è cambiato qualcosa, onestamente non lo so. Da, da dentro non mi pare eccessivamente. Non credo sia stato direttamente diciamo, il premio in eh? sé, però diciamo, è stata una bella soddisfazione. È stata una cosa anche emozionante il giorno stesso andare là, vestirsi bene, salire su un palco e prendere un premio in mano. Queste cose qui. Tra l'altro, da, da Rocco Tanica, il grandissimo, <ride> perché era lui il presentatore. Ah, Raffaele, intanto è incredibile dalle parole di, di Piero che non è cambiato molto a parte avere. Eh, il riflettore addosso fa anche capire quanto è genuino eh, il concetto di Half Games no? Quello, mi sembra, e poi andiamo sul gioco perché altrimenti facciamo una chiacchierata della vita, eh, mm -hmm. però mi sembra che eh, non, la, non abbiate perso eh, come dire, la direzione eh, siete rimasti voi stessi la vostra identità eh, nessun passo più lungo della gamba eh, piedi a terra e quindi bravi bravi però adesso c'è una novità fateci capire arriverà l'11 di gennaio, quindi settimana prossima, su PlayStation, Xbox, Switch e PC, quindi tutte quante le piattaforme, eh, sviluppato appunto da Elf Games e Luna, eh, Luna 2 o Luna 2, poi approfondiremo anche questa collaborazione che c'è fra questi due studi. Eh, io l'ho provato tra l'altro già su Xbox Series X e ragazzi posso già anticipare, eh, Piero ne abbiamo anche parlato nel, via, via email. A me il gioco è piaciuto molto, è un'avventura un'avventura uh, un narrativa la definirei, punta e clicca, con dei toni molto dark, molto scuri. Una bella storia interessante. Degli enigmi che non sono cervellotici, ma sono comunque intelligenti. Quindi non è che vi troverete magari bloccati a pensare, oddio, che cosa devo fare, ma. Quel, un po' di materia grigia sicuramente ve la, mm, ve la metteranno in moto e poi una direzione artistica che è veramente molto ispirata e molto bella. Tutto quanto in italiano perché anche il doppiaggio, laddove ci sono dei, chiamiamoli così, dei dialoghi, una voce narrante è in italiano e poi il gioco è tutto quanto in italiano e costa soltanto 20 euro. Da dove arriva Children of Silent Town? Raccontaci un po' la sua genesi, come vi è arrivata l'idea, eh, come avete messo allora, insieme, diciamo così, eh, il concept iniziale. Allora, anche qui storia abbastanza tortuosa. Eh, tutto nasce dall'incontro appunto con lo studio, studio Luna 2, che è in realtà un duo di eh, content creator, di youtuber, che fanno di fatto eh, contenuti di animazione, di disegno, eccetera. Li abbiamo conosciuti in fiera mentre presentavamo il nostro primo gioco in realtà. Quindi eravamo in fiera a presentare il gioco, li abbiamo conosciuti, diciamo, nel, nel, nel retrobottega, mettiamola così, e eh, abbiamo iniziato a collaborare su progetti minori. A un certo punto ci hanno mostrato un loro corto animato da un paio di minuti che raccontava la storia di questa Lucy, e appunto era, era come se fosse il prototipo iniziale della storia di Silent Town. A noi è piaciuto tantissimo e conta che loro non volevano pubblicarlo perché dicevano Ah no, YouTube era l'anno dell'Apocalypse. Non so se conoscete un po' il tema. No, sinceramente era, no. cui... era l'anno in cui YouTube aveva deciso che alcuni contenuti non gli piacevano più, era successo un po' di casino con gli advertiser. Quindi il rischio era che tu pubblicavi il tuo video e non se lo vedeva nessuno. Loro hanno tentati di dire oh, o lo pubblichiamo a caso o lo molliamo lì, invece, abbiamo detto: no, questa roba qua. Con un po' di lavoro potrebbe diventare una bellissima avventura grafica. Allora ci siamo rintanati nella nostra stanza buia. Siamo, abbiamo preparato un concept, eh, diciamo, di diverse pagine. Siamo tornati a loro. Gli è piaciuta, abbiamo detto OK, proviamoci. E quindi questo è stato l'inizio dell'avventura. Dell Tra l'altro, poi, alle spalle di, uh, di, di Luna 2 come si pronuncia Luna 2 o Luna 2? Luna 2, Luna 2. A, Alle spalle di Luna 2, uno di quei, diciamo, youtuber di cui parlavi è Francesca Presentini in Arte Fra Frog, che, diciamo, ha un suo peso, diciamo, una sua rilevanza nel mondo proprio di chi disegna e chi ama comunque creare su, su YouTube. E la cosa mi ha veramente colpito, perché è proprio lo stile grafico che, nel momento in cui l'ho visto, io devo essere sincero, eh, voi avevate già... Proposto una demo su Steam disponibile già addirittura da quasi un annetto, se non sbaglio, comunque diversi sì. mesi. Ma vi ho conosciuti invece soltanto a dicembre quando avete fatto un video intervista dove eh, tu, Francesca e gli altri collaboratori raccontavate un po' di questo gioco. Al che ho detto, mamma mia, ma mi piace un sacco. Ed è da lì che proprio è, è nata la mia curiosità e da, che, da, da lì poi eh, vi ho contattato proprio per parlarne qui, qui con noi. E. Dal punto di vista proprio del di come diciamo, si mette insieme un concept. Che cosa avete dovuto fare? Avete messo soltanto idee su carta, oppure avete realizzato qualche cosa, tra virgolette, di funzionante e l'avete poi proposto a Luna 2? Allora, il prototipo è stato inizialmente cartaceo. Cioè era una, praticamente una. Era un game design document con diciamo uno storyboard vago di come com avremmo ripartito la storia originale trasformata in un gioco. Quindi c'era già tutta la struttura, in realtà l'abbiamo tenuta più o meno simile, chiaramente abbiamo aggiunto, tolto, messo cose, però diciamo la, la struttura portante era quella. Eh, e abbiamo fatto una micro demo che però ci siamo cap abbiamo capito dopo che in realtà non è utilissimo. Allora, piccolo retroscena, la. Quando si sviluppa un gioco, soprattutto un'avventura grafica, la prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima, ottava versione fanno tutte schifo. Ok. <ride> tu le guardi, le guardi e dici che schifo. Praticamente devi arrivare quasi a compimento, quasi averlo finito per dire ah ok che bello. E quindi questo qua è, crea qualche problema di comunicazione. Nel senso che se tu mostri qualcosa che è in sviluppo... Che è anche il problema che hanno i tre a volte, che mostrano delle roba in sviluppo e la gente dice: Che è sto schifo, <ride> ovviamente, no? Perché ci... il passaggio da una schifezza a ah, wow, che bello, non... è tutto nella parte finale. Infatti, cioè, quindi... per chi Piero, intendi per capire meglio per quanto mi riguarda? Esteticamente, prende... sto parlando. Ah, sto esteticamente, par... non, chiaramente, non nella storia. Però è, è, storia come... No? è come. Una, una scultura che solo nelle rifiniture finali eh, ottiene la, il suo splendore. Eh, sì, è una cosa di questo tipo. Mezzo. Ok. È un lavoro di continuo raffinamento, non è una cosa tipo faccio il pezzo 1, ok, l'ho finito, faccio il pezzo 2, ok, l'ho finito, eccetera. No, è tipo faccio tutto e continuo a rilavorarlo finché non, non si sgrezza e diventa chiaramente non tutto, 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 però per sezione di, di area di gioco Molto spesso capita che se tu mostri appunto un gioco in sviluppo, sono quadrati blu, quadrati rossi e, e testi scritti in fonte orribile. E, e restano così per una gran parte dello sviluppo, perché se dovessi farlo in definitivo dall'inizio e poi devi cambiare qualcosa, diventa un, una tragedia, chiaramente, no? Okay. Quindi quando, devi avere la versione definitiva quando hai finito. <ride> e quanto tempo vi ha tenuto impegnato lo sviluppo di Children of Silent Town? Troppo <ride> no, allora, eh, attorno ai quattro anni però, tenete conto che ci abbiamo lavorato. Cioè, tutto il team lavora nel tempo libero. Quindi in weekend e le notti, principalmente le sere e le notti. Cioè, quindi non detta, è scusami, Rafa, Scusami, detta in parole povere, se fosse a lavoro continuato eh, 5 giorni su sette, eh, meno di due anni sarebbe stato portato a termine, sì, 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 poi okay. chiaramente. Eh, c'è questa regola che ne nessun videogioco ci mette finisce nel tempo in cui è stato previsto di farlo. <ride> Completito, <play> qua. <ride> nel senso che noi l'abbiamo progettato inizialmente... Allora, quando abbiamo presentato l'idea, la nostra idea era lo finiamo in qualche mese. <ride> qualche mese. Questa qua era l'idea iniziale. Poi chiaramente, in realtà, diciamo che eh, inizialmente voleva essere molto più asciutto. Poi nel provare a farlo... Effettivamente abbiamo visto un po' di potenziale. Abbiamo detto: dai, proviamo a metterci anche questo, mettiamoci anche questo, mettiamoci anche questo, e poi la fama viene mangiando, e siamo arrivati a quattro anni, mettiamola così. La cosa che mi ha colpito è che allora, io non è che sia molto avvezzo con le dinamiche di sviluppo e sviluppatori, o quant'altro, mm -hmm. però eh... Un gioco di questo genere, che appunto, come ti dicevo, già giocato, finito e tutto, e ha un certo grado di rifinitura che mi è piaciuto molto, non mi sarei aspettato che sarebbe eh, stato sviluppato da un team che lo fa, tra virgolette, di secondo lavoro. E quindi la cosa che mi domando è: eh, c'è in progetto di diventare a tutti gli effetti sviluppatori come primo lavoro oppure Elf Games continuerà a rimanere una diciamo così, una scappatoia da quella che è la vita tradizionale del lavoro principale che serve anche per portare a casa magari i fondi per realizzarli questi giochi eh, Molto dipende da come andranno come andrà ovviamente il lancio di questo gioco perché mettiamola così, il primo progetto ci ha permesso il primo progetto è stato fatto più o meno nella stessa modalità, quindi Little l'Itobai Rose è stato fatto nel weekend, del... eravamo solo in due e quindi eh, avevamo il budget che avevamo, avevamo il tempo che avevamo. Eh, adesso chiaramente c'è un'oscilla in town, ok nel weekend è tempo libero, però abbiamo, pagato, abbiamo avuto il budget per pagare i professionisti, per pagare i musicisti, per pagare altri illustratori esterni per aiutarci, animatori, eh, eccetera. E poi chiaramente abbiamo avuto anche la fortuna di trovare un publisher che ha creduto nel progetto per il doppiaggio che da soli sarebbe stato impegnativo. Quindi è una crescita. Chiaramente se la, cosa, se la cosa andrà bene, è super auspicabile riuscire a diventare un lavoro full time. Dicevi fortuna di, trovare, di aver trovato un publisher. Come funziona cercare un publisher all'interno del mondo dello sviluppo dei videogiochi? E, e cosa uh, avete, cioè diciamo che cosa ha convinto o come siete riusciti a convincere un publisher come Dead a darvi supporto? Funziona che non c'è una regola in anni di massima. Ci sono tutte le soluzioni possibili che puoi pensare e immaginare. Eh, noi siamo nella formula del eh, noi abbiamo il gioco. Cerchiamo qualcuno che lo pubblica. A volte succede il contrario, il publisher cerca uno sviluppatore che un'idea. E lo sviluppatore fa il pitch oppure il publisher ha n sviluppatori che gli pitchano idee ancora in fase iniziale gli presentano idee e lo accettano e lo finanziano noi siamo nella, appunto nell'ultima modalità in cui diciamo The Dalek non ha direttamente finanziato il progetto ma si è portato in casa alcune tematiche che noi internamente non riuscivamo a fare e le faranno loro che sono appunto la parte di marketing e la parte di localizzazione sul come si trova principalmente Fiera di settore mandando mail noi l'abbiamo trovato a una fiera di settore appunto, esistono queste mh, sono delle fiere chiuse tendenzialmente, cioè in cui non c'è pubblico, o meglio la gente del pubblico sono solo altri professionisti quindi ci sono aziende eh, si va col vetto a visita si, si può prenotare uno slot temporale e lì si può presentare la propria idea tendenzialmente è buona cosa andare lì con noi nel nostro caso andavamo sempre con il gioco in corso e un'idea per un prossimo, così si scappa di, di già portarsi avanti che per la prossima idea eh, sia già un contatto. E niente, siamo questi 15-20 minuti, se l'idea piace ti mandano il biglietto a vita e ti ricontattano e poi da lì si inizia a chiacchierare sul, uh, sull'accordo, insomma. E eh beh, direi che l'idea è piaciuta, no Andrea? Alla fine, se abbiamo beh, Children of Silent Town nelle nostre mani, l'idea è piaciuta parecchio. Sì, ma poi bisogna fare anche un passo indietro, l'abbiamo detto prima, hanno ricevuto anche quattro nomination ai Video Games Awards, eh, no, Video Games Awards, pardon. Eh, Italian Game Italia. Awards. Vi auguro di arrivare anche ai Video Games Awards, anzi, sarebbe straordinario, beh si può fare, eh. abbiamo visto che diciamo a tema Italia con i passi giusti si può fare, però Raffaele avevano appunto eh, i riflettori addosso con la precedente opera e quindi eh, ci sta che un eh, publisher intelligente e anche astuto, oserei dire, capisce che c'è un team nuovo, c'è cioè un gruppo di ragazzi con del talento, delle idee, che francamente vado un po' eh, per le vie brevi, eh, costa meno. Costa, cioè hai un costo, un budget che è diverso eh, da qualcuno che ha magari già alle spalle eh, dei titoli che in ambito indie hanno ottenuto successo. E quindi eh, è, è più facile puntare sul, sul cavallo vincente, eh, ma invece andare a scovare, eh, come posso dire, nuovi giocatori, stando in, in ambito calcistico, eh, nelle, nei giovanili, eh, è da talent scout e quindi ci sta. Io, Piero, sono stato sì. eh, colpito da questo gioco nel momento in cui l'ho avviato la prima volta. Dalla uh, prima scena introduttiva, dove uh, se mi permetti volevo leggere proprio quello che uh, viene narrato da, uh, da, da Francesca direttamente quando si avvia il gioco per la prima volta. Il gioco inizia così: Si può dire con certezza che gli uomini abbiano orecchie per ascoltare e occhi per guardare. Invecchiando, i nostri sensi si intorpidiscono e le nostre percezioni si annebbiano. Tuttavia, ci sono persone che pur vedendo benissimo evitano di guardare, pur sentendo perfettamente smettono di ascoltare, perché la paura, più della vecchiaia o di qualunque malattia, è il morbo in assoluto più difficile da curare. E queste frasi danno già un tema al gioco, che poi eh, si andrà via via. Uh, diciamo scoprendo man mano che si va avanti nell'avventura di questo villaggetto che sembra essere chiuso in se stesso per via di mostri che si aggirano nei dintorni non bisogna andare, non bisogna uscire, non bisogna fare non bisogna gridare, un sacco di cose che non bisogna fare e allora la cosa che ti volevo chiedere è questo da dove viene il uh, no, non tanto da, da dove viene il come è, com è nato però dove porta questo tema della paura all'interno di, uh, di Children of Silent Town, domanda pericolosa per evitare di fare spoiler, eh sì, evitiamo assolutamente. Eh. <ride> allora, eh, mettiamola così, porta a fare un ragionamento che eh, per come abbiamo strutturato la storia è, eh, lascia molto spazio all'interpretazione dei giocatori. Cioè non volevamo dare una visione chiara e completa, spie lo spiegone di, tut di tutta l'interpretazione della storia, ma che... Eh... Come cavolo faccio a dirlo senza spoilerare? <ride> sì, allora devo dire che la domanda è una delle probabilmente peggiori domande da porre senza sì. poter raccontare <ride> poi effettivamente che cosa Vabbè. succede nel gioco. Però Succede solo su Console Generation. Eh, d'altronde. Eh, <ride> Forza, cioè le domande che mettono a proprio agio e poi trovano invece una spina nel fianco dove Raffaele abilmente si è riuscito ad andare a colpire, e mettere in difficoltà il nostro Piero. Sì, eh, mettiamo, mettiamo che la, la trama va interpretata a più livelli in cui eh, ha della simbologia che va a rappresentare delle, delle tematiche che noi ritenevamo importanti quando abbiamo pensato al progetto. Ok, diciamo sì. che la, il modo migliore per riuscire a interpretare Criptico. Che la risposta sì, è... Mi dispiace, mi dispiace... Sta, ci mi... sta. Se è una storia non puoi... Se, sì, basta eh, che, diciamo che, basta eh... che dici qualcosa e rovini perché eh, non è un, un multiplayer, non è eh, un titolo... Eh, diciamo così eh, dove, dove l'azione o l'abilità eh, frenetica la fa da padrone è una storia e quindi è come eh, suggerire cosa accadrà nella scena successiva non si fa non si può sì. ma infatti c'è Luca che dice Raf non mettere in difficoltà l'ospite scusatemi perché allora facciamo finta che, che la domanda che, che ti ho posto non parla, non parla. Che, la metto, domanda metto che ti ho posto io. non era una domanda. Quindi, il tema principale di questo, uh, di questo gioco è la paura. Chiaramente, ci sono anche tutta una serie di uh, enigmi da, da risolvere, puzzle mm. e quant'altro. Ecco, qui magari è una domanda che uh, ti, ti può dare um, uh, un po' più di, diciamo così, di respiro, no? Nel momento in cui okay. c'è da inventarsi un uh, puzzle oppure comunque un enigma o cose del genere, eh, io mi domando sempre, ma da dove vengono fuori? Come si fanno a mettere giù degli enigmi che possano essere comprensibili in qualche modo e non esageratamente cervellottici? Anche questa, scusatemi, ma questa sera mi sento un po' marzullo. Ma eh. <ride> dai, allora, per, per risponderti alla cosa di prima, giusto per non lasciare totalmente scheda bianca... Tengo a dire che, mettiamola così, il villaggio va a rappresentare in base a, grazie a tutti i personaggi un po' il concetto di paura, come si esprime e come eh, viene gestito da caratteri diversi, da persone diverse e un po' che cosa significa la paura da un punto di vista all'interno di un villaggio chiuso. Eh, poi per rispondere a questa, invece, scusami se ho fatto un salto indietro, ehm, ci sono più modi per inventarsi un enigma sostanzialmente si usano allora un modo è questo qua è uno dei modi più semplici ti faccio un esempio più o meno divulgativo mm -hmm. prendere una serie di oggettucoli per esempio pedine mh, tasselli una scacchiera mh, dei numeri e provare a combinarli per cercare cos'è che potrebbe essere divertente da fare? Perché alla fine bisogna riuscire a combinare un di, di fatto, io ti sto facendo fare un esercizio: cioè, qual è la differenza tra un esercizio di matematica e un gioco? La differenza è che è divertente. Però, di fatto sono la stessa cosa, io ti sto mettendo davanti a una roba che ti rompe le scatole, e tu devi farla per andare avanti, quello che differenzia un esercizio di matematica da un gioco è il fatto che mentre lo stai facendo senti di stare divertendoti. Il divertimento si può provocare in vari modi, chiaramente, no? tramite il fatto di dare l'idea di costruire qualcosa, l'idea di progresso, oppure eh, la, la sensazione di essere fortunato. Sono varie meccaniche che, che in, 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 inducono la, diciamo, il divertimento in una persona. E quindi un modo per ideare un, proprio da, da foglio bianco per stimolare l'immaginazione e inventarsi un enigma è prendere una serie di oggettucoli e provare a combinarli e vedere cos'è che è divertente fare. Per esempio. E anche inventarsi delle regole o dei... come dire... delle cose che non puoi fare. Tu devi fare una certa cosa ma non puoi farne altre. Ad esempio, io posso muovere tutti i tasselli come voglio, ma posso muoverli solo di due step alla volta. Già qua ho inventato una regola. Questa qua cosa mi porta? Ah, mi porta che per finire, per portare la il tassello A da qua alla fine, eh, devo fare una riga sì, una riga no. Adesso sto dicendo cose più o meno casuali. Questo fa, diciamo, dà degli spunti per andare avanti e tirare fuori idee. Eh, questo qua, soprattutto per gli enigmi di tipo puzzle, mm -hmm. nel senso proprio come quelli da st strizzo cervello, come dire, no? Chiaramente poi il bilanciamento, eh, ci sono più modi. Il primo è... A, a scalare in piccolo e in grande la cosa, ma semplicemente la cosa più semplice è testarlo, cioè farlo provare alle persone, vedere, vedere come giocano, aiuta tantissimo a capire se l'enigma è ben bilanciato o è messo così. Chi sono le vostre cavie e... preferite per provare gli enigmi in questo caso? Chi sono state? Amici, allora. parenti? Conoscento. Amici, parenti, il fratellino di un, di un nostro collaboratore, <ride> torturato a risolvere mille enigmi vario tipo. Sì, principalmente questo, a volte anche noi stessi. A volte io invento un enigma, lo faccio provare un altro e così via, ce li scambiamo vediamo vediamo. Chiaramente, più o meno si inventano casualmente, poi vengono riordinati in base alla difficoltà, no? E quindi tu, magari, prima inventi il più difficile e poi in realtà diventa chiaramente l'ultimo, e così via. Sempre Luca in chat dice come fare matematica con le caramelle? Uno più uno è noioso, ma se mangio una caramella e poi mangio un'altra caramella, ho mangiato due caramelle a fine giornata però ho il mal di pancia. E invece un commento più serio, Sir Fainor, eh, che scrive su Twitch in un settore dominato dai AAA che si scornano, sono di milioni e che sembrano di un altro mondo, quanto è bello sentire queste storie di uomini reali, di passione e sacrifici. E qui ti volevo chiedere anche uh, un'altra cosa per quanto riguarda proprio diciamo così questo mercato dei videogiochi dove mm -hmm. eh, ce ne sono veramente tantissimi abbiamo fatto il conto Andrea settimana scorsa nell'ultima puntata, nell puntata del 2022 eh, quanti giochi sono usciti boh 250 qualcosa del genere l'anno scorso sì, e, so e, no, e non li ho nemmeno contati tutti quanti sì, sì. Uh, come la vedi tu la tematica del Abbiamo fatto un gioco e adesso come facciamo a emergere? Come facciamo a farci notare dagli altri? Voi avete un publisher e questo sicuramente può aiutare, però. Quali sono le tue, le tue sensazioni relative proprio al mercato videoludico in generale? Allora, eh, di base, penso che nessuno abbia una risposta precisa, però quello che posso dire è questo. Eh, che. La fortuna, il bello del mercato di videogiochi, perlomeno per ora, è che è un mercato molto suddiviso in nicchie, in nicchie molto appassionate. E cosa intendo per nicchie? Intendo dire che c'è la nicchia di quelli che giocano solo giochi di simulazione di guerra dell'800. E che eh, non aspettano altro che la loro azienda preferita, che fa solo quello della mattina alla sera, faccia, il e faccia uscire il nuovo gioco di simulazione di guerra ottocentesca in cui devi far non so, sposare la tua figlia all'interno del gioco con il figlio del re, così che prendi so, ogni, ogni riferimento puramente casuale. Questa è una cosa bella, nel senso che eh, i diciamo al contrario di altre industrie, per esempio dell'industria del, del cinema o dell'industria della musica, in cui è molto difficile emergere perché il mainstream comanda completamente, anche l'underground comanda completamente, l'industria dei videogiochi ha il vantaggio che le nicchie sono molto attive e fervide. Quindi anche per assurdo, giochi vecchi, vecchi tra virgolette, giochi che sono lì da tanto tempo, giochi in pixel art per dirvi, non è più un A, ah, è una roba superata, vecchia, che non esiste più, ma è un genere, uno stile. E quindi ha una nicchia di appassionati che possono essere interessati a eh, provarlo, eh, giocarlo, aspettano nuove uscite, eccetera, eccetera. E questo è eh... quindi la cosa più importante per farsi conoscere è conoscere la propria nicchia, mettiamola così. E quindi questa qua è la cosa più importante. Poi da qui a capire come raggiungere la propria nicchia, questo è un altro. Altro paio ma, di sai, che, ma <ride> sai che Piero mentre stai parlando di queste uh, di questa realtà di nicchie mi trovi d'accordo perché stavo valutando un po' così a, a, con le immagini nella mente tanti generi diversi ed effettivamente io prima ho sentito dicendo appunto che la realtà virtuale è il mio futuro per l'intrattenimento è una nicchia non, è, eh, non ha Purtroppo, io spero ce la faccia, ehm, in generale, come tecnologia, non eh, prettamente in una piattaforma. È una nicchia. Eh, I JRPG sono una nicchia. Um, sì. I Racing Game, eh, anche quelli, sono una nicchia. N non tutti giocano a tutto, o meglio, ci sono molti videogiocatori che, come Raffaele, eh, fanno il Dyson, aspirano tutto e non ci sono problemi, però vedo un futuro dove ci saranno delle correnti eh, che, che avranno il loro DNA il loro eh, nuovo modo di interpretare un genere e trascineranno eh, faccio un esempio che ne so qualcosa che al momento ci sfugge che non è l'open world in terza persona che non è lo sportivo che non è il titolo in VR arriverà arriverà per richiamare l'attenzione di tutti e scoprire un qualcosa che ci era sfuggito e prenderà il via, lo è stato, eh, se vogliamo ricordarlo, eh, Fortnite, per esempio, eh, negli ultimi anni è stato uno di quegli esempi e ci sarà ancora. Quindi sono d'accordo con te, tante nicchie che però chiaramente fanno parte del mondo del videogioco. Mm. E chiaramente qui ci rivolgiamo alla nicchia. Che spero sia comunque una bella nicchia corposa e ricca degli amanti delle avventure grafiche, eh, punta e clicca. E in questo caso, allora il gioco uscirà. Eh, Cos'è l'11? Mercoledì prossimo? Non, non mi ricordo esattamente. Eh, sì, e uscirà. Un calendario? Funziona bene. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Mercoledì prossimo, quindi l'11 di gennaio. Con appunto una presenza su tutte quante le piattaforme, PlayStation, Xbox, Switch e PC, e tra l'altro mi viene da chiederti Piero, per la programmazione su tutte quante le piattaforme vi ha dato una mano il publisher oppure vi siete gestiti in autonomia anche questo? Allora, eh, dopo la dolorosa esperienza di porting per Nintendo Switch del primo nostro titolo, abbiamo deciso che ci sarebbe, si sarebbe occupato il publisher, nel senso che noi abbiamo fatto il mapping la versione controller quindi il fatto di che si possa giocare con un controller l'abbiamo fatto noi una volta fatto quello tutto il resto l'ha gestito il publisher e vi assicuro che non è tanto un lavoro di programmazione quanto è un lavoro di burocrazia <ride> veramente tanto un lavoro bu burocratico tra approvazioni eh, esatto. lingue eccetera eccetera è veramente lunghissimo e dolorosissimo e Ho quindi questo chiaramente tutti. per per un team piccolo è una cosa vitale, sì. altrimenti vi porterebbe via un sacco di risorse anche soltanto eh, seguire sì. queste cose. Infatti, ci sono società che fanno solo quello di mestiere, e grazie a Dio esistono e fanno un ottimo lavoro. E stavi dicendo Andrea? No, stavo dicendo che appunto è un'altra testimonianza eh, dei vari sviluppatori. Che mh, chi più chi meno sugli approval. Appunto, queste certificazioni, queste, questi ok. Eh, al go per, per andare sulla piattaforma a b c eh, devono, devono fare le prove del fuoco e attendere <ride> perché se c'è una virgola fuori posto ci dicevano c'è da ritornare indietro non è che puoi presentarla immediatamente devi poi eh, rifare la domanda per essere ricertificata e passa il tempo e quindi eh, poi diceva ah, allora. però ci sono delle società che lo fanno di mestiere per cui hanno già eh, come dire, eh, il know-how per dirti: mh, io non farei neanche la richiesta di certificazione, sistemiamo queste varie cose e poi andiamo. Esatto. Eh, io vi faccio, se volete, se abbiamo tempo, vi un piccolissimo episodio del nostro primo porting. Come no? no? Quello che è andato malissimo, dicevi? <ride> che avete una. No, ma non è andato malissimo. Nel senso, appunto, il, Questa... il porting in sé a livello di codice ce cioè, l'hanno messo boh, tre settimane e, e funzionava tutto. Io ero tranquillo con la mia console. Funzionava, lo mando in revisione. A parte i. Devo dire, fanno anche un lavoro eccezionale nel senso che sono riusciti a sgamare dei bug senza senso che. Non credo che nessun giocatore nella storia l'avrebbe mai trovato. Però sono riuscito a trovarlo e rimandarmi dietro il gioco. Mi hanno un team di qualche assurance incredibile, fantastico. L Abbiamo provato tutto. Mandiamo il gioco, rilasciamo il gioco. giorno gioco del lancio. Parte il gioco. Dopo un'ora, la versione europea del gioco sparisce. Puff. Perché? Ah. Perché c'era. Uh, il gioco era in rating per g 3. Perché, diciamo, il primo gioco è un gioco sulle fiabe, con, diciamo in una foresta magica, è basato su una fiaba, tutto tranquillo. Niente Peccato violenza, che c'era un ognometto niente... un con una pipa grossa così, su schermo, ah. da cui usciva uno sbuffo di fumo grosso così. <ride> cioè un millimetro per un millimetro di sbuffo di fumo e questo ha eh, fatto scattare, effettivamente non ci siamo accorti neanche noi, faceva scattare a peggi, non mi ricordo se... 12 o quello che era, fatto sta perché c'era tabacco, Referenza tabacco. Certo. Referenza tabacco. Quindi, essendo che sono due passaggi di peggi segnalati in corsa, che nessun'altra piattaforma ci aveva mai segnalato prima, allora, per polis interno di in Nintendo, butti giù tutto, blocchi tutto, ridi fare la certificazione da capo. Quindi ci siamo trovati col gioco rilanciato in due regioni, tutto ok. E in Europa è sparito per due settimane. Così. <ride> questa è stata la, la breve esperienza da che abbiamo detto ok numero uno, sempre ti stibiamo in alto il peggi, così siamo tranquilli perché se no tutte le volte è un caos e l'altro è, è che il porting <ride> può essere molto doloroso mettiamolo così Andrea, che la banalità. pipa la pipa di un personaggio che magari era neanche un personaggio principale no, sullo no, sfondo no. Era di sfondo esatto sto con questa pipa da cui usciva lo sbuffo cioè quello classico de, delle fiabe cioè però, anche sui libri illustrati per bambini insomma però vabbè però, ci sta ha senso capito bravo sono d'accordo secondo me ci sta perché comunque bisogna pensare a un prodotto che eh, viene pubblicato può arrivare potenzialmente a tutti ed è anzi speriamo lo sia sempre per voi però è eh, va in mano anche a bambini, bambine quindi eh, che ne sappiamo che tipo di eh, lettura va a dare un bambino e quindi secondo me è corretto che ci siano eh, delle restrizioni per quanto riguarda il PEGI eh, poi sono il primo a dire che in certi casi eh, sono eccessive però preferisco essere stretto di manica tra virgolette, quei permessi, e poi eh, va tutto liscio che, mh, diciamo, non dare attenzione eh, va bene tutto, eh, senza regole. No, no, ma sono assolutamente d'accordo, diciamo che lì, il tutto era amplificato anche dalla policy interna di Nintendo, perché bastava, nel senso, bastava. Ora non so nulla, non so neanche il motivo per questa cosa qui, no, e non voglio fare polemica, è solo una storia divertente da raccontare, perché poi alla fine non, non è cambiato molto. Però... La... Ma sì, infatti. No, la, la, cosa, la cosa curiosa è, cavolo, qui... il Peggy è un'autodichiarazione, un tra parentesi. Perché, non, per i giochi avanzati dovresti farlo certificare? Quindi, è anche una buona cosa che le console ti permettano di autodichiararlo perché altrimenti dovresti spendere chissà quanti soldi per farli certificare dalle agenzie di rating della PEGI e sarebbe un disastro. Per fortuna c'è questa facilitazione che ti permette di farti autodichiarazione e eh, loro si fidano e poi controllano a campione. Mm -hmm. Giustamente, se trovano qualcosa che non va, eh, cioè. lo segnalano. È giusto così. Volevi che nel controllo a campione non ci fosse il gioco di Piero per la pipa. Per la pipa. Ma senti, Piero, giusto così per, per chiudere, tornando a, a Children of Silent Town e non a Children of the Atom, Andrea, il. Un aneddoto così che ti viene in mente dello sviluppo di questo gioco che magari vi, 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 vi ha fatto particolarmente piacere oppure che vi ha messo particolarmente in difficoltà invece? Un dettaglio dello sviluppo. Ah, aspetta, fammi pensare. Ecco, vedi caro Andrea, io ah, va, <ride> con, quest ah, con ti... queste domande, cioè, insomma, va, metto aiuto, sempre in difficoltà. Arrivo, arrivo in tuo soccorso Raffaele, cerco di salvarti perché non esiste in quattro anni che non ci siano state per esempio delle frizioni, Piero. Eh, C'è stata, eh, io e Raffaele ogni tanto ci scontriamo, eppure eh, siamo amici da una vita. Eh, ci sarà stata una giornata dove a livello di comunicazione, vuoi lo stress, vuoi la fatica, eh, siete arrivati a dover eh, rimettere un attimo eh, le cose in chiaro? Mm. Sì, dai, mette, mettiamola così. Effettivamente, quando abbiamo rilasciato la demo, la prima demo del gioco. Ehm, diciamo che abbiamo avuto. È da lì, insomma, che il gioco iniziò a farsi conoscere un po'. è da lì che abbiamo anche trovato il publisher. Quindi grazie a quel giorno. Per quel giorno lì è stato un, un giorno disastrato perché nel momento in cui siamo usciti lì, ci siamo resi conto che noi stavamo uscendo con un gioco che in. 48 ore aveva, fa aveva raccolto 20.000 pers 20 persone, 30.000 persone in wishlist. Ah. Quindi da, vabbè, progettino che potrebbe andare benino, è passato, ha fatto lo scatto ed è ok cavolo, dobbiamo, dobbiamo eh, diciamo, rispondere alle aspettative. E quindi ci ha preso un attimo di magone e abbiamo avuto un po' di. Di cose tipo, no, dobbiamo rifare tutto, no, dobbiamo cambiare questa cosa qua, è un disastro, cambiamo questo, cambiamo quello. Più che vagone, è terrore. Sì, esatto, attimi di terrore, perché da appunto mh, ripeto: il progetto è cresciuto nel tempo, sia a livello di effort che di, di contenuti, no? e Quindi eravamo, noi eravamo del tipo, che rilasciamo la demo, poi facciamo, ci lavoriamo ancora un pochetto, facciamo qualche rifinitura e lo rilasciamo. Nel momento in cui scelta la demo è tipo stato un momento aprire gli occhi ok guardate che dovete farlo perfetto perché siete sotto gli occhi di x persone che lo aspettano con ansia ho detto oddio e quindi lì c'è stato un attimo di di panico interno diciamo da, da tutti i punti di vista e lo credo un'altra un'altra invece positiva una testimonianza o comunque una connessione eh, con eh, qualche interprete del mondo videoludico de, de, dello sviluppo che eh, con cui avete avuto a che fare anche a livello di, non so, semplicemente di una chiamata, eh, un, eh, un consiglio. Eh. Ah, allora sì, però ci è capitato quel primo gioco in realtà. Ehm, io da piccolo, uno dei primissimi giochi che ho giocato è stato Broken Sword, eh, non so se avete cazzo. presente, la ricerca dei templari. Sì. Ok, ah, no. il dei templari. Esatto che io tra l'altro da piccolo mi ero bloccato per due anni su quella maledetta capra, che non, <ride> che non riuscivo a levarla dalle scatole, eh? esatto, perché non, non capivo che dovevo prendere la, la corda, insomma, quello che dovevo fare. E quindi per me è tipo stato uno delle... A, una, la prima avventura grafica che ho giocato, e B, uno dei giochi, diciamo, che mi è piaciuto di più da piccolo, no? E a un certo punto su Twitter siamo stati contattati da una de delle persone che ci hanno lavorato. E che ci ha detto ah ho provato la demo del vostro gioco bellissima incredibile così wow al ero convinto di volergli regalare una copia appena fosse uscito sono andato per contattarlo ciao il gioco è uscito volevo regalarti una copia per ringraziarti del tuo feedback e invece la vai vale già comprato mi fa no no grazie guarda l'ho già giocato ci sto già giocando sono al secondo capitolo wow grazie Fantastico. mille Quindi questo è stato molto molto bello Raffi una domanda però per Piero e poi dopo eh... Lascio libero. Eh, Piero, se voi doveste immaginare realisticamente mm -hmm. eh, quello che potrà essere il futuro eh, con Children of Silent Town, ancora questo Children avviato, non è finita, eh, tra l'altro Capcom dopo questa serata eh, venderà nuovamente copie del gioco datato, eh, che cosa vorresti che accadesse? Eh, facile immaginare che va tutto bene, che va la grande, però diciamo realisticamente che cosa, che cosa eh, vorreste che accada mm, dall'uscita del gioco a breve, ricordiamo Raffaele, 11, 11 di... gennaio, mercoledì prossimo, gennaio, okay? eh, da lì a qualche mese. È una bella domanda, perché attualmente siamo con la strategia del no aspettative per non, non cercare di non... nel senso che il mio cervello continua a fare due simulazioni, una in cui va benissimo, una in cui arriva un succede okay. il peggior cataclisma della storia dell'umanità uh -huh. eh, e così via. Quindi al momento l'unica cosa che posso dire è che eh, mi piacerebbe che il gioco andasse sufficientemente bene da poter iniziare subito con un nuovo progetto, questa volta con un... da una parte un po' di consapevolezza in più nel senso di non ripetere chiaramente gli errori perché abbiamo chiaramente fatto degli errori più che altro di gestione del tempo ripeto il gioco si poteva fare ci in saranno sempre del tempo. ci saranno sempre anche quando farete un tripla esatto e dall'altra parte lo, lo, ma non lo dico perché sono eh, l'esperto ma perché le notizie che leggiamo tutte le settimane fanno capire al di là della pandemia che ha eh, titoli triplani, ha dovuto poi posticipare alcuni eh, piantati lì all'inizio, chi a metà e quindi purtroppo è una costante. Perché le persone insieme, talenti, eh, con capacità, competenze e tutto, a volte non si capisce per un sistema di, 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 di eh, coesione, non va tutto sempre liscio, perfetto e quindi bisogna incappare in difficoltà. ma eh, stavi concludendo ma mi piacerebbe che, di avere la possibilità di portare avanti un prossimo progetto con consapevolezza diversa con un'allocazione un del tempo valida nel senso che, che, che vi permetta permetta a tutti insomma di portare avanti il gioco come si deve e, eh, e niente perché si dice che non c'è 203 e il terzo progetto in genere è quello che va meglio <ride> dicono così perlomeno non so se è vero quindi più o meno questo non ho perché, no. Perché, esatto. perché no raffaele, raffaele perché non devono pensare in positivo mi sembra eh, testa sulle spalle ce l'hanno e come eh, profilo basso eh, da grandi umili però bisogna nella vita ogni tanto bisogna anche osare posso aggiungere anche un dettaglio non da poco il gioco è un bel gioco. Adesso, Piero, non, non perché, non perché sei, sei qui tu, eh, anche se sarebbe facile pensarlo, però eh, il motivo anche per cui oggi eh, ti abbiamo chiamato per raccontarci la vostra esperienza, il gioco, eccetera, è perché questo Children of Silent Town mi è piaciuto e mi è piaciuto molto, e sono convinto che potrà piacere anche a tutti quelli che amano in generale le avventure grafiche non quelle troppo cervellotiche, tendo ancora a sottolinearlo perché magari uno potrebbe anche eh, magari farsi delle false aspettative, quindi non è il gioco come Monkey Island, per esempio, dove devi andare con un inventario poi di 10, 12 cose e tentare di trovare la strada giusta o il modo giusto per eh, utilizzare le cose, ma un'avventura narrativa, stile Dark, Tony Dark, come piace dire a me, con degli enigmi Belli, fatti bene, intelligenti, ma non troppo ostici, tra l'altro. Eh, ci sono sia Mac sia Massimiliano che sono solidali con te e dicono che la capra in Broken Sword aveva messo KO un po' tutti. Eh, quindi non ti sentire da solo <ride> su Io questa metto. cosa e soprattutto con una storia molto interessante tra l'altro anche con dei finali multipli quindi si presta alla rigiocabilità non dura neanche tantissimo perché comunque è un'avventura piuttosto compatta io l'ho conclusa in circa 5 ore e mezza 6 ore qualcosa del genere però mi ha dato delle belle soddisfazioni e come dicevi tu Piero eh, a quella mia domanda un po' sfortunata sul discorso della paura effettivamente la storia dà modo di aprirsi a diverse interpretazioni e forse è anche questo il bello del, uh, del vostro gioco. Che comunque è coadiuvato anche da un impatto visivo non indifferente, perché è veramente molto, molto bello da vedere. Qui i complimenti vanno a, um, uh, a Francesca di, uh, di. Oddio, mi sono dimenticato di Luna 2 Studio. Che sicuramente poi anche grazie alla, alla sua popolarità, mi immagino che un po' porterà. Di fortuna, un po' di fortuna lo porterà anche al vostro gioco, penso di sì. Onestamente, penso di sì. Però speriamo, insomma, incrociamo le dita. Come dicevo, oggi sono in modalità scaramanzia: no scherzo, non è vero. però eh, pensa, eh. Pe pensa al direttore <ride> di God of War eh, Cori Barlog Barlog, Barlog Barlog non riesco mai a dirlo, che eh, quando uscì nel 2018. Uh, tutti gli appassionati si ricorderanno che fece anche un video uh, dove in live uh, andava a vedere il voto su Metacritic di God of War per dire che dietro a quei prodotti di quella tale portata c'è una responsabilità che al momento Piero puoi uh, gestirla. Mi sì. auguro che anche tu possa arrivare a non dormire uh, per diverse notti per la preuscita di, di un vostro titolo super, super eh, internazionale, pesante eh, però sicuramente vorrebbe dire che è fatta per cui eh, credo che è giusto sognare in grande un passo alla volta perché lo, il team, eh, o meglio lo sviluppo italiano ha il futuro più che erosio perché si sente che è la corrente è giusta, anche le notizie che abbiamo letto settimana scorsa, no Raffaele? il governo che ha stanziato qualche soldino in più e i talenti nella creatività italiani da sempre storicamente hanno una marcia in più per cui dai avanti a tutta forza pedale sul gas come dico io a fondo senza temere niente nessuno Grazie mille a entrambi. <ride> e fanno anche okay. le congratulazioni in chat gli ascoltatori Mac eh, che dice sarebbe bello, augurando il meglio per questo titolo e a Piero Dotti se uscisse una versione fisica di Children of Silent Town magari per Switch e poi invece c'è... Luca che dice che si fida del mio buon gusto <ride> e quindi mi auguro Luca che questo gioco, qualora lo acquisterai, ti possa piacere. In bocca al lupo ancora Piero, a te, a tutto quanto il team ancora congratulazioni per uh, questo gioco e mi auguro di risentirci presto magari per parlare di che cosa bolle in pentola Grazie mille a voi e grazie per l'invito ancora. Ciao a tutti gli spettatori Ciao Piero, grazie, in bocca al lupo, eh? mi raccomando Ciao, alla prossima Ciao, alla prossima Ebbene, Andrea, Andrea, usciamo da Silent Setto Town sì. e torniamo invece a quelle che sono, diciamo, le nostre classiche dinamiche da console generation. Per passare Senta da. Così suona male, eh. Le classiche, le classiche. Ebbene, le nostre rubriche, le nostre rubriche. Passiamo, ah, okay, okay. passiamo da. Un creative director <ride> scusatemi. Un creative director sì, a, al bronchenolo tutto italiano. Tutto italiano. Anche in versione digitale il bronchenolo. Lo puoi ordinare eh, eh, sullo sì. store online. E poi come digitale. lo prendo tramite USB? Non, non è, non è esatto. esattamente. Non ho non ancora gli... il plug nella parte posteriore della testa per far entrare eventualmente i medicinali. No, dicevo, passiamo da un Creative Director totalmente italiano a un game director invece totalmente giapponese perché eh, tu dicevi prima la Kojima Inutility che viene prima di tutto e prima di tutti ancora sì eh, per Kojima Inutility sembra poi voglio ricordarlo ancora una volta che sembra un po' prendere in giro Kojima ma in realtà perché Inutility? perché raccontiamo e andiamo a pizzicare il mitico eh, Hideo Kojima eh, nelle cose che tende e ha piacere a condividere sul suo profilo di Instagram. Inutility perché fate un po' voi. Eh, quando apriamo con delle curiosità non potevamo chiamarla Kojima Curiosity perché c'è la Resident Evil Curiosity per cui eh, per chi vede la videopuntata lo schermo nero è a preludio di una serata per Kojima non semplice perché lui lo abbiamo detto ve lo ricordo tante volte se lo seguite eh, su instagram ideo underscore Kojima è appassionato di cinema bando alle ciance lui fa i videogames ma abbiamo capito che prima o poi tra uso una parola semplice tra una balla e l'altra i videogiochi li metterà un attimo da parte e farà i film perché mostra sempre che va al cinema, che eh, acquista edizioni speciali dei Blu-ray e tutto? Beh, pensate che negli ultimi giorni ha voluto condividere che si è fatto, non si è fatto mancare, tutto il box della collection in eh, Blu-ray dell'ispettore eh, Colombo. Lo ricordate? o meglio, quelli giovani Raffaele non è che se lo ricorderanno, eh? perché eh, noi eravamo piccoli piccoli e lui era già come personaggio vecchio vecchio vecchio. Eh, si tratta di questo investigatore simpatico, con questo atteggiamento professionale, ma sempre un po' scherzoso, no? Raffaele, eh? che da di, eh, di fronte a dei, dei, dei crimini o delle situazioni eh, complicate era sempre un po' leggero. Eh, con un set di, di box di eh, Blu-ray che non si è fatto man mancare. Tra l'altro ho scoperto che si chiama Colombo in inglese e noi l'abbiamo in Italia avuto come l'ispettore Colombo. Mi sembra giusto. Non solo questo per i Docogino perché è sempre a tema film, Blu-ray e serie TV, si è preso un cofanetto anche della Donna Bionica, The Bionic Woman, che arrivava come serie TV degli anni 70. Dopo eh, quella di eh, Lee Major, che era il protagonista dell'uomo da 6 milioni di dollari, l'uomo bionico. Eh, tra l'altro per chi è più giovane può dire poco, ma vi garantisco che l'uomo da 6 milioni di dollari era una serie TV per quell'epoca clamorosa. Oggi sarebbe eh, diciamo, come, come impatto, sarebbe la più vista di tutte su tutte le piattaforme, senza se senza ma. L'uomo bionico era eccezionale. Quindi eh, si è fatto questo cofanetto e poi ha preso anche eh, i due mondi di Lenny Logan, che non so assolutamente eh, che film sia, però nella copertina si vede questa donna con un vestito lungo e un cappello grande che mi ricorda sempre, e solo perché è l'ombra, la silhouette, Lady Dimitrescu di The Village che sto aspettando, ne parleremo perché è in chiave di R, è sempre lei la regina che comanda. E poi andiamo alla terza immagine, inutility per Kojima perché io non riesco a capire il motivo, c'è qualcosa che devo studiare, ma perché Kojima ci tiene a far vedere il suo lunchbox, che cosa si mangia per pranzo e sulla scrivania? Raffaele, tu l'hai mai fatto? Ah, beh, allora pubblicare quasi quotidianamente ciò che mangio, no. Pubblicare foto di cibo sui miei profili social, ho provato a farlo, sì. Ma ecco, tendenzialmente cosa, mentre mangiavo cosa... più che di cibo ma e perché, basta. Ma perché io mi chiedo: che perché tu devi condividere quello che stai per mangiare? Qual è il, il motivo? Ma magari perché... Stai... Ma no, perché magari stai mangiando un piatto particolarmente goloso, oppure perché è una situazione di cui vuoi mettere a conoscenza anche tutti quanti gli altri, o semplicemente vuoi fare un po' di invidia, ma in questo caso, sai, con dei tramezzini confezionati, blossom e bouquet, e blossom e bouquet, no, blossom e bouquet probabilmente è il... Il rivenditore. Vabbè, comunque con questi tramezzini confezionati, dove da una parte c'è una cotoletta e dall'altra parte c'è invece della verdura e del formaggio non è che mi faccia venire molta voglia. Si può dire che sono buttate lì alla brutto dog e quindi <ride> va bene così va bene così. Però non è la prima volta, circa una volta a settimana, mostra che cosa mangia. Eh, Kojima Andiamo all'ultima immagine per chiudere con Ideo, eh, allora. Intanto a lui piace andare al cinema e quindi abbiamo visto eh, poche settimane fa che eh, è andato a vedere Avatar, eh, come si chiama? The Way of Water, non mi ricordo. La Via dell'Acqua, sì. Non l'ho ancora visto e per cui non, non mi ricordo. La Via dell'Acqua. Cinema, Cinema, Cinema ha voluto mostrare questa copertina di un film eh, indiano eh, con tanto di logo Dolby Cinema che è la doppia di una... Eh, diciamo specchio rispetto all'altro, con questi personaggi eh, di questo film che si chiama almeno c'è scritto così R. R. R che non c'entra nulla con XXX di Vin Diesel, questi eh, film d'azione, che d'azione si tratta che sa un po' di Uncharted come locandina, Raffaele, o sbaglio? Ha eh? un po' di Uncharted di Prince of Persia, misto Indiana Jones, un po' non lo so, non riesco a capire. E comunque che promuove, non so perché, lo standard Dolby Cinema e questo film indiano che sicuramente vedrà solamente lui. E c'è scritto India 1920 come sottotitolo di RRR. S. Va bene, va bene Andrea, va bene. Dai, speriamo che il film di... Uh, come si chiama? Speriamo che il film di Kojima su Death Stranding non venga fuori una roba di Bollywood, perché penso che si meriti tutt'altro, e quindi Kojima non prendere eh, li... esempio da questi titoli. Eh, mi raccomando, li... no, il film di Death Stranding, eh, a differenza del gioco, io ho delle alte aspettative. Ah, sì, 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 cioè, certo, me, però, se Kojima me si sarà... mette a guardare sta roba, poi magari, sai, magari poi è il film più bello Escoli. del mondo, non l'ho visto. Ma va bene, va bene dai lasciamo, lasciamo spazio beneficio al dubbio per chi avrà voglia di vedere RRR io non ci spendo neanche un minuto però su Death Stranding eh, sono convinto che potrebbero fare buone cose poi il nuovo Death Stranding 2 ho già detto secondo me potrebbe stupirmi a differenza del primo che era bello fatto benissimo e tutto però un attenzione un così, belle, passe, belle passeggiate Attenzione però, eh, attenzione perché Luca in chat eh, dice RRR, vi segnalo che si trova su Netflix, molto bello, è un blockbuster indiano. E beh, allora è da vedere perché vuoi non vedere un film che consiglia sì. Kojima, scusa. Luca, eh, grazie, <ride> sei, sei gentile. Eh, anche no. <ride> magari ci potrei fare una capatina se dovessi avere un po' di tempo libero va bene, va bene, caro Andrea devi sapere che in questi, giochi, in questi giochi in questi giorni ho avuto modo di mettermi a giochicchiare qua e là a qualche cosa sono riuscito a finire il buon come si chiama The Darkest Tales sono riuscito a finire The Dark Pictures Anthology The Devil in Me che tra l'altro devo dire che Nonostante comunque non sia il migliore della serie, mi ha divertito come gioco, quindi ho messo da parte tutte quelle che erano le mie lamentele su un gioco che non era proprio rifinito dal punto di vista tecnico e non solo e quindi di conseguenza devo dire che mi è piaciuto. Allora poi, una volta che mi sono trovato a finire tutta questa roba, cioè tutta questi due giochi, ho detto che cosa faccio? Mi metto a giocare su God of War a God of War Ragnarok, per finirlo. Per finirlo. Finito. No, perché ho avuto allora a parte che per riprendere la mano con i controlli nei combattimenti morivo praticamente una volta a combattimento Vero? perché non Vero? è comunque un gioco semplice. Ma Sai perché? E aggiungo un dettaglio: perché quando passi da Kratos a um, come si chiama aiuto, non mi ricordo più, il figlio, ok, i comandi sono diversi. Un conto è ci giochi con una certa costanza. Io ci ho giocato a distanza di diversi diversi giorni ed effettivamente eh, ho dovuto ricordarmi un pochettino i tasti e ho fatto fatica, eh, però quello potrebbe essere banalmente eh, un limite del mio, del mio SSD naturale all'interno del mio encefalo che non ha eh, come dire, tecnologie moderne. Ma anche io ho grossi limiti, tant'è che a un certo punto eh, premevo il tasto sbagliato e non mi ricordavo che premendo due volte eh, L1 c'era la possibilità di sbilanciare i nemici in maniera tale da. Trovare un varco anche in quelli che hanno uno scudo e non mi ricordavo che eh, si potevano impostare diverse modalità della Furia, insomma, non è un gioco semplicissimo da riapprocciare dopo diverse settimane. Che non, eh, che non prendi il pad in mano con quel gioco. Ma la cosa Se che mi ha lasciato, like. no, non è un so like ovviamente, no, nel senso che sarebbe molto peggio, eh, certo. Eh, è un like... certo, certo, però. La cosa che mi ha lasciato un po' più perplesso è ora qui perché allora, prendetela col così, come dice Enrico Andreucetti di di Sourcecast, quando ricomincia Sourcecast, Enrico non sarà mai troppo tardi, ma questo è un messaggio che invio direttamente a lui. Eh, prendetela come un grano, un granello di sale. Devo dire che ho trovato il gioco estremamente lento. Nel suo procedere proprio a fare qualsiasi cosa, non lento nelle animazioni, lento, trascinato, tirato per le lunghe. Però va bene, questa non ci ho giocato così tanto. Ci ho giocato un'oretta e mezza, due eh, a dir tanto. Però poi che cosa ho detto? Vabbè, voglio iniziare un gioco nuovo. Che cosa inizio? Sono andato a ripescare dal passato. Andrea, perché non l'ho fatto prima? Sto giocando a Hellblade, Senua's Sacrifice. Forse nella, nell con l'augurio che quest'anno possa uscire il secondo, ho pensato: non posso eh, approcciarmi al secondo senza aver giocato al primo. Ne avevo sentito sempre parlare bene. È un Allora... È inflazionata questa parola, capolavoro. È bellissimo. Mi sta piacendo tantissimo. Ancora non l'ho finito. Non è un gioco lungo, ho letto. Però ancora non l'ho finito. Ha, ah, a parte un audio spettacolare, straordinario, con queste voci che si insinuano tra l'orecchio destro e sinistro e ti fanno a un certo punto percepire proprio un disagio no? nella, nella mente della protagonista che tu controlli. Ma anche dal punto di vista tecnico, ragazzi è fatto bene, va bene, io sto giocando la versione ottimizzata Xbox Serie X, quindi gira 60 fotogrammi al secondo, una risoluzione più alta, eccetera, eccetera. Ed è un gioco che mi sta piacendo anche per una cosa, non è ovviamente eh, un gioco totalmente focalizzato sui combattimenti, ma ci sono anche quelli, pensavo fossero tra l'altro anche eh, molto più blandi, e invece un minimo di tecnica c'è, ma ha ah, proprio un modo di condurre la narrazione, Andrea, che mi ha ricordato molto quello che fa God of War del 2018, ma Senua Sacrifice, non vorrei dire stupidaggini, ma era uscito pure prima. E quindi la domanda che mi sono fatto è, ma se avessi giocato prima a Senua Sacrifice, Prima di aver giocato a God of War, probabilmente God of War del 2018 mi avrebbe stupito di meno, pur rimanendo un gran bel gioco, ma mi avrebbe stupito sicuramente di meno. Tra l'altro, anche in Seven of Sacrifice c'è la telecamera sempre con una un piano sequenza unico, non ci sono stacchi o ce ne sono veramente pochissimi, almeno nel periodo di gioco che, che ho fatto io. Quindi ragazzi, se non ci avete giocato e anche nel Game Pass da giocare assolutamente bellissimo sì, però, se, però sei, sei bello strano tu Raffaele eh? ma tanto tanto perché eh, inizi tanti giochi poi dopo alcuni li, li completi però eh, ne inizi altri e lasci in coda qualcosa non è che ho capito bene come ti funziona il cervellino eh? in chiave di inizio dei giochi poi piantati eh? Vabbè, ah ma perché, ascolta, Andre, se io ho davanti un gioco come God of War, che ho fatto 15 ore, e no, 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 so no, 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 che fermo, ne ho davanti altri 20, 25... Fermo, fermo. No, 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 non, no, è no, che no, mi non ci casco nel tranello, non ci casco nel tranello, non sto parlando di God of War. Eh. Sto parlando che tu inizi dei giochi, qual è il criterio per cui alcuni li finisci, altri no, però poi ne vai a riprendere dal passato... Quelli prima del 2018, però all'inizio non li finisci e poi arrivi no, aspetta, nuovi, inizi. questo è l'unico che ho ripreso vecchio. Perché ho visto quanto durava su How Long to Beat, Io ho aggiunto un 50% in più perché su How Long to Beat dice tipo 7 ore, qualcosa, 6 ore, 7 ore. Io ci ho aggiunto un 50% di più quindi arriverò a 10-12 ore. E ho detto: questo è un gioco fattibile per il tempo che ho. E tra l'altro pensavo che fosse un gioco molto narrativo e di conseguenza dove non dovessi metterci tanta abilità. In realtà un pochino Stop. di abilità ci vuole. Stop, hai risposto eh, perfettamente al mio dubbio. Ho capito come ti funziona il cervello per iniziare i giochi o no. Cioè, male. Hai svelato a tutti che vai a vedere la durata. Eh sì, sì eh, da un po'. Che la faccio così. durata. Bravo. E adesso ho capito. Per cui... Eh, è tutto molto chiaro, occhio. Poi che quando ti incasini, che cos'era il titolo eh, che hai giocato multiplayer eh, con le coperture nelle ultime due stagioni e più? Eh, si, sì, lui <ride> Outriders, ecco lì. Poi hai fatto, hai fatto. Quindi si può dire uno strappo alla regola. 22 ore? Ma perché è un gioco multiplayer? Quindi. tra l'altro, sto giocando anche a Vampire Survivors. Vai, <ride> ne vai, parleremo carica. una delle prossime puntate. Vai, ma un quindi. bel minestrone con dentro patate, cipolle, poi c'è messo il cioccolato. Aglio. Aglio ce n'è tanto eh, in aglio, Vampire Survivors, una delle sopra. mie armi preferite. Poi alla fine hai buttato sopra Bounty e Mars con una spruzzata di succo <ride> d'arancia, hai chiuso tutto, hai mescolato. Chissà cosa viene fuori, Raffaele. Va ma bene, andiamo avanti, dai. Chissà che cosa viene fuori invece dal vendo compro scambio di quest'anno, Andrea, andiamo con gli annunci improbabili. Come ogni settimana? Anzi, come ogni settimana, ecco, così va meglio! Uh, eh, selezionati dal sì, nostro sì. amico Marco che me li ha mandati oh, ma, ma che io sì. faccio fatica a uh, recuperarli perché mi si è bloccata no, io la ce versione io, ce... io però ce l'ho e devo ringraziare Marco subito perché ho visto la prima immagine eh, eh, non so apro io poi Raffaele quando tu avrai recuperato l'immagine allora sì apri apri tu e perché la prima comunque ce l'ho le altre invece non lo so vai Va bene, va bene ragazzi, allora eh, per chi ci vede in video puntata ovviamente è tutto più semplice, altrimenti chi ci ascolta, copertina PS4 originale di God of War Ragnarok, eh, tutto originale, tutto perfetto, appoggiata lì sul classico tavolino con dietro, non so, una felpa, una sciarpa, sì è una sciarpa, buttata lì, sempre come dico io, la Brutto Dog, eh, con l'indicazione che dice... Gioco PS4, edizione illimitata e già partiamo. Male. God of War is nuovo, usato, dolo 5 barra 6 volte, 68 euro. Come dire eh, che eh, ancora una volta, anche questo inserzionista tende a sottolineare che se il disco è stato utilizzato 5 barra 6 volte è più meritevole di chi l'ha usato 10 o 15 perché si usura ogni volta che fai partire il gioco il disco subisce eh, dei danni irriparabili. ma God of War is nuovo eh, con il dolo è veramente eccezionale <ride> grandissimo ma questa è la cosa divertente il fatto che questo annuncio è fatto anche con dolo come anche scusa <ride> mamma mia come anche è stata fatta questa puntata con Dolo, perché io non mi sono riuscito a coordinare nella maniera migliore e di conseguenza c'è bisogno di tergiversare per due secondi, caro Andrea. Eh? Due secondi, sì? ti faccio leggere anche a te il secondo annuncio, perché così almeno io riesco a districarmi ma, anche meglio. Beh, ma il bello della diretta, caro Raffaele, è che io il secondo, effettivamente c'è qualcosa nel menu che non ci risponde ma vedo l'immagine la vedo a video in diretta perché io nel mio menu non lo vedo più eh, siamo con il pad questo qua è il dual shock 4 o 3 no 3 dual shock 3 e ancora una volta io credo che sia se ne vedono due forse n'è un altro anche sopra eh, che spunta allora ragazzi la croppa è ormai depositata come copyright insieme alla mia faccia che è frizzata eh, che, che mi, mi inquieta tantissimo eh, in video la croppa è depositata da console generation è ufficiale che è quella eh, parte di impurità che si annida in ogni eh, spazio in ogni fessura in ogni mm, come posso dire forma dei pad che utilizziamo, infatti, vediamo questo eh, joypad per PS3 eh, completamente per vaso di croppa con gli, gli stick analogici che sono pure consumati. Con la parte gommata che è diventata lucida, un po' è venuta via, <ride> eh, forse mamma mia, guarda la, la R. La L e la R dei tasti dorsali quasi non si legge più. Da quanta croppa la croce direzionale con i triangolini dentro che sono diventati bianchi, sarebbe nera, eh? Sono diventati bianchi, va bene, va bene. Non immagino pensare che suono e mette il tasto quando lo premi il triangolo, il quadrato, il cerchio. Secondo me fa cric e croc. Eh, come suono, vabbè. Comunque, joystick, controller, PlayStation da crema. 10 euro. Mamma mia, non si può acquistare, ragazzi. Non si può perché bisogna portarlo veramente all'autolavaggio con, con ingetto a multiatmosfere a 190 ⁇ gradi E sempre in tema croppa barra polvere, qui io dico, ma chiunque scatti una fotografia di questo genere si dovrebbe accorgere che su questa PlayStation 3, tra l'altro la versione Slim che nella parte lucida poi diventa veramente pessima, ma nella parte rigata è pure peggio, che c'è la polvere che è talmente fitta che si vedono anche le ditate dove la polvere è venuta via perché la persona l'ha presa e l'ha messa sul mobile. Ma io non so con quale, con, con quale dignità tu fai un annuncio del genere dove mi fai vedere una PlayStation 3 Piena di polvere e me la vendi a 90 euro. Ma te la tieni? Ma come dice Mac, una pulitina prima di fare le foto? No, eh? è Bravo la cosa Mac. che dico anche io, Andrea. Ma com'è possibile? Ma allora io devo anche svelare un po' come tengo eh, le console. Eh, io ripongo, eh, in realtà, acquisto anche quelli dedicati, il copri xbox Series x il copri playstation 5 che finito di utilizzare vado a coprire proprio per proteggere dalla polvere uno dirà vabbè dai ma che sei esagerato ci, ci sta ci sta per l'amore del cielo non, non pretendo che però quando hai una passione e eh, veneri anche la tecnologia eh, come realizzano le case i prodotti mi piace tenerli in un certo modo, cosa che non ho fatto in adolescenza eh, pur eh, amando le console che avevo, che mi mangiavo le mani, buttavo via anche le scatole, pensate un po' che no, non si può fare, non si fa, eh, però eh, ho recuperato nel tempo. In questo caso non puoi non, puoi non, non pulirla, probabilmente è un utente, uno di quegli utenti oh, eh, che... Il videogioco, la console ce l'hanno perché l'hanno comprata, non sono appassionati e ce ne vogliono sbarazzare. Questo non giustifica che sia veramente eh, piena zeppa di polvere e quindi per noi è un bel no. Tu dici bene, magari non è un grande appassionato di videogiochi, ma qui non c'è niente da essere appassionato di videogiochi. Alla pulizia. Alla pulizia. Questo non è appassionato alla pulizia. Quindi, ecco, questo quello di prima poi non, uh, non, non lo teniamo nemmeno in considerazione. C'è uh, Jerry che in chat dice: Ce l'ho la PlayStation 3 Slim, la parte rigata è difficilissima da pulire. Ci sta, ma io sono convinto, Jerry, che se ci passi sopra un panno, quantomeno il grosso della polvere no. lo tiri via. Ma banalmente un, uno spazzolino asciutto, vecchio, passi lo spazzolino e il gioco è fatto, però uno dice vabbè ma non c'ho voglia perché voglio sbarazzarmi. Va bene. E, siamo a posto Raffaele? Sì, potremmo lanciare la rubrica pulire le proprie console con console generation, ma non è questo il caso perché c'è da dare un po' invece un'occhiata a quello che è successo nel mondo con le news della settimana. Eh sì, perché anche se siamo all'inizio dell'anno, dai qualche notizia qua e là siamo riusciti a trovarla, anche perché c'è stato il CES di Las Vegas. Come al solito è il Vero. primo mese, cioè anzi è iniziato un nuovo mese, quindi ci sono i giochi gratis. E quindi. E quindi, visto che siamo all'inizio del 2023, cosa, anzi con cosa potremmo dare il via alle notizie se non con i giochi gratuiti di gennaio? Per gli abbonati a PlayStation Plus troviamo Star Wars Jedi Fallen Order che è piaciuto tanto a Raffaele e che ho già eh, scaricato e pronto all'avvio sulla mia PS5. Ma da grande appassionato di Star Wars, eh, lo dico con eh, non beneficio del dubbio, ma per una mia deformazione, questo personaggio non mi piace per nulla, ma potrei sbagliarmi. Poi c'è Fallout 76. E Axiom Verge 2. Eh, vabbè, eh, Fallout 76 lo conosciamo, Axiom Verge eh, 2 no, non lo conoscevo. Per gli abbonati a Xbox Live Gold invece ci sono Iris Fall che non conosco Raffaele e Autonauts che altrettanto non ho mai provato. Io vi consiglio sia Axiom Verge 2 sia Iris Fall eh, perché sono secondo me, allora Axiom Verge 2, so con certezza che è veramente un gran bel gioco. Iris Fall, ho provato a vedere un video e mi è interessato. Anche questa è un'avventura eh, un po' particolare con, eh, che, che mette in gioco, diciamo così, l'ombra. Quindi giocare con le ombre servirà per riuscire a procedere all'interno del livello. Invece sentite qui, in occasione del, del decimo. Del diecimo, in occasione del decimo anniversario della serie di The Last of Us, Naughty Dog ha svelato che la serie ha venduto in totale 37 milioni di copie e ha dato qualche piccola informazione sul progetto multiplayer ambientato nell'universo del gioco, che io mi ero pure dimenticato che era in lavorazione, ma va bene. Stando alle parole di Neil Druckmann, presidente di Naughty Dog, il gioco proporrà una nuova esperienza per il genere multiplayer, pur rimanendo ancorata ai capisaldi dello studio come gameplay, storia e personaggi. E per l'occasione ha anche postato una nuova concept art del gioco in cui si vede una nave da crociera arenata in uno scenario apocalittico. Non ci sono altri dettagli che verranno poi eh, sviscerati e snocciolati nel corso dell'anno. Parlando di esclusive di altro calibro eh, di Sony, dalla telenovela Activision, Blizzard e Microsoft sono emersi altri dettagli sui contratti di esclusiva che PlayStation avrebbe con le terze parti in un documento di risposta alla causa indetta dalla FTC americana Microsoft eh, rigirato ha rigirato Microsoft, vabbè, Microsoft ha rigirato le accuse di sfruttare l'esclusività di giochi di alto profilo per svantaggiare gli avversari contro Sony affermando che quest'ultima avrebbe siglato accordi che prevedono L'esclusione esplicita di Xbox dalle piattaforme di pubblicazione di determinati giochi. Fra questi sono stati menzionati Bloodborne, Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy XVI e Hill 2 Remake, che a questo punto sembrano destinati a non arrivare mai su Xbox. Microsoft riconosce che le strategie di esclusività sono una pratica comune per l'industria videoludica, ma vuole puntare il dito su accordi particolarmente stringenti con. From Software, Square Enix e Konami. Ah, Raffaele, a me questa storia mi annoia tanto, non mi interessa. Eh, ha ragione uno, ha ragione l'altro, ma sì, ma tu però, qua e là. Che noia. Qui però la notizia eh, annidata nella notizia è che nonostante giochi come per esempio Final Fantasy XVI e Silent Hill 2 Remake, abbiano un'esclusiva temporale e che di conseguenza su PlayStation 5 verrebbero lanciati per primi, ma che poi successivamente potrebbero arrivare su altre piattaforme, a quanto pare non arriverebbero, cioè potranno arrivare da altre parti tipo PC, ma su Xbox no, se questo che ha detto Microsoft effettivamente è vero, eh, Final Fantasy XVI e Silent Hill 2 Remake, ciao ciao, su piattaforma Xbox. E invece parlando, non pensando, ma io non ci sono questa sera altro che pensare. Io non dovrei giocare ai videogiochi e far console generation, dovrei andare all'ospizio probabilmente. Ma vabbè, al CES di Las Vegas Sony al CES di Las Vegas Sony ha rivelato Project Leonardo, un nuovo controller pensato per migliorare l'accessibilità ai videogiochi che verrà lanciato nel prossimo futuro. Alla strega di quanto fatto da Microsoft con il suo controller dedicato, Project Leonardo per PS5 permette ai giocatori affetti da qualche tipo di, dis di disabilità di personalizzare il controller come preferiscono, grazie a un kit di componenti intercambiabili, tra cui una serie di cappucci per gli stick e tasti analogici di diverse forme e dimensioni. Questi componenti tra l'altro è una... Uh, soluzione già adottata da Microsoft, ma uh, il controller di Sony è proprio totalmente diverso, non lo devi. Cioè, è rotondo fondamentalmente. Uh, in maniera tale da poterlo girare come vuoi tu. Comunque uh, si può fare chiaramente una configurazione uh, dedicata a profili, eh, configurazione adeguata alla forza del giocatore, alla mobilità e alle specifiche esigenze fisiche. Appunto, il fatto che eh, non debba tenerlo in mano aiuta anche coloro che non riescono a tenere in mano proprio un uh, controllo e un controller e ovviamente non mancano la possibilità di rimappare e riprogrammare le funzioni ciascun tasto, si possono abbinare, scambiare a piacimento e memorizzare diversi profili di utilizzo. C'è una particolarità di questo pad, il fatto che sarà possibile combinare anche accessori per l'accessibilità di terze parti, quindi realizzati da altri che sono già magari disponibili in commercio. Per altri tipi di dispositivi, alla fine dei tasti, non sono altro che degli interruttori, no? il controller è al momento in fase di sviluppo e non è ancora stato rivelato quando sarà disponibile per l'acquisto. Siccome sono una persona un po' particolare nei miei aspetti, ehm, quando viene a mancare un personaggio o eh, una figura che mh, non ho conosciuto di persona, ma che per certi versi mi tocca, eh, non faccio post, non sto criticando chi lo fa, perché uno può ricordare chi vuole, quando vuole, eh, per cui la prossima notizia non la leggo. Va bene, vai a quella successiva che ti aiuta, che ti piace no, sicuramente no, no, di più. No, no, leggi tu questa e poi eh, riprendo io l'altra. Va bene, eh, negli scorsi giorni purtroppo Ken Block è morto a soli 55 anni in un incidente sul gatto delle nevi nel suo ranch in Utah. Cosa eh, diciamo, eh, ha organizzato la community di videogiocatori? Eh, su Grand Theft Auto un gruppo di giocatori si sono riuniti per ricreare alcuni dei suoi stunt di Jim più famosi in maniera tale da fare un evento commemorativo che appunto... Ha ricordato questo personaggio che, tra l'altro, ha avuto anche un ruolo all'interno di Dirt e di Need for Speed nel... 6-7 anni fa o qualcosa del genere. Yes, yes, vabbè, andiamo avanti. Manca poco più di un mese all'arrivo di PlayStation VR 2, e sono molto molto contento. E al SIS di Las Vegas Sony ha annunciato che Gran Turismo 7 verrà aggiornato al lancio. Supportare il nuovo visore di realtà virtuale per PS5, Sony non ha divulgato i dettagli sulla quali, su quali modalità saranno disponibili in VR, ma ha sottolineato che l'aggiornamento sarà gratuito. Sempre al SIS è stato confermato che anche bit Beat Saber arriverà su PSVR 2, ma non è stata divulgata ancora la data di lancio, né se sarà un aggiornamento gratuito oppure a pagamento. Mi permetto di aggiungere un dettaglio su Gran Turismo 7, non perché abbia degli spoiler, eh, perché vi garantisco che eh, nessuno sapeva eh, prima dell'uscita di Jim Ryan al CES di Las Vegas che eh, Gran Turismo 7 sarebbe arrivato su PlayStation VR 2. Io l'ho sempre ipotizzato, eh, però eh, non c'era questa certezza e ufficialità. Eh, sulle pagine social mi ha chiesto un ragazzo eh, se arriverà in versione non time attack senza gli altri avversari in pista. Il video che è stato mostrato, invito coloro che hanno piacere a rivederlo, tanto dura proprio pochi secondi, mostra la versione VR eh, sul circuito di Atlanta, ultimo, o meglio, è tornato in gran turismo recentemente, il circuito di Atlanta con e il giocatore che si guarda all'interno della vettura e ci sono eh, tutti gli altri avversari in pista, per cui se tanto mi da tanto, direi di sì, anche perché sarebbe un, ancora una piccola delusione il fatto che si po possa gareggiare soltanto in time attack. E poi lasciami dire, lasciami dire che c'è stata mh, sempre sulla mia pagina di Facebook, eh, è partita eh, una serie di lamentele da parte di alcuni eh, non tutti eh, giocatori che dicono ah ma perché questi dando anche così questi eh, si permettono di fare il gioco in VR quando Gran Turismo 7 eh, nelle lobby ha ancora delle cose da sistemare allora è, è indubbio che ci sia da sistemare migliorare Vale per tutti i giochi, garantito. Eh, nessuno è privo di difetti, soprattutto un progetto che come tanti altri va avanti nel tempo e prende forma. Ma se la casa madre richiede di supportare una periferica nuova, io no, non vedo perché eh, una dei first party deve dire no, non se ne parla nemmeno. C cosa c'entra? E poi eh, non intacca il tipo di gioco che viene utilizzato in maniera normale standard con, con il monitor è una funzione mh, aggiuntiva secondo me e poi lo, Raffaele ne abbiamo parlato al telefono da appassionato sarà la killer app ma non pretendo che sia per tutti così tu sei stato un po più diretto Raffaele che cosa mi hai detto al telefono e chi se lo ricorda ah no che a me non interessa non interessa no, tu hai detto perché? questa No, ti ho detto, questa è la killer app. Ah sì, Raffa, ok. Questa è stata molto, molto più diretta. Sì, 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 no, la killer app. Io ho detto, per me assolutamente sì, perché in VR eh, guidare è qualcosa di, di pazzesco, veramente, che sia una vettura, un aereo. Eh, poi parleremo di altri, di altri progetti in cantiere nella, nella puntata dedicata. Però penso magari a un gioco con interazione. Eh, diversa dove tocchi sposti cammini eh, dove non hai la velocità solamente della pista eh, però è sicuramente una grandissima notizia Raffaele una grande notizia importante che fa capire che il visore eh, comincia ad avere eh, sempre più eh, titoli upgrade gratuiti a pagamento non lo so eh, che fanno il piatto più ricco e da qui al 22 febbraio secondo me ne arriveranno ancora. Tra l'altro, a livello di Killer App, eh, magari potrebbe non essere Gran Turismo la Killer App per PlayStation VR2, ma PlayStation VR2 sicuramente la Killer App per Gran Turismo perché Vuoi mettere per chi ama guidare, ama gareggiare con il massimo realismo possibile e magari ha già una postazione volante, pedaliera, sedile e quant'altro, eh, giocarci in VR diventa praticamente essere lì. Manca soltanto eh, la vibrazione che ti fa sentire la del, ter del terreno e poi la sensazione di velocità con eh, le forze G che entrano in... Eh, in atto e sei praticamente all'interno del circuito. In ogni caso, tornando invece alle diciamo così, alle lamentele che sono state fatte sul, su, sul tuo profilo, sotto il post che avevi fatto. Secondo me, Polifoni Digital ha un team talmente grande di sviluppo che ci può essere anche chi sta ancora lavorando alla lobby a sistemare altre cose per portare avanti, diciamo, tutta una serie di migliorie e chi si è occupato della parte invece in VR. Non è che perché eh, esce una funzione tutti quanti sono dedicati al VR. Solitamente non è così all'interno proprio di un um, reparto di ricerca e sviluppo e di produzione software, però potrei sbagliarmi, ma secondo me non uh, lo è. Eh, Luca dice al Fly Felix sarà una killer app per PlayStation VR2 se mai uscirà e Bravo. sono d'accordo, sono d'accordo. Cambiamo Bravo. totalmente anche se anche se eh, Luca dice bene al Fly Felix non è eh, ufficializzato, non ci sono ancora eh, voci che fanno pensare eh, ci siamo. Per me si farà ne sono convinto che si farà perché penso anche a un discorso di guadagno eh, da parte della, della distribuzione eh, e quindi per me si farà anche perché sembra un grande titolo ma non è l'unico ne parleremo ci sono delle belle novità e ci sono anche delle anticipazioni di titoli pesanti non ufficializzati e senza neanche uno straccio di gameplay ma ve ne parlerò e così diamo proprio spazio eh, alle sì. voci di corridoio, alle no, no, lucubrazioni. No no no. no, 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 roba vera. Non ne chiacchere. parleremo. Roba ah. vera. Ne parleremo, ne parleremo. E invece tiriamo in causa gli RPG niponici e Igor Masera. Altrimenti, detto Masera, non è che ce l'abbiamo ospite questa sera. Ma sapete bene che, almeno secondo me, Igor è il maggiore esperto, potremmo essere cautelativi e dire uno fra i maggiori esperti, secondo me è il maggiore esperto sicuramente que fra quelli che conosco, eh, di JRPG che ha iniziato a pubblicare su Game Source la sua top 99, non 100 mm. attenzione, 99, dei migliori JRPG mai usciti. Ogni giorno verrà svelata una posizione nuova e al momento sono disponibili dalla 99 alla 94 esima posizione in cui è già spuntato Final Fantasy il primo alla 96esima, visto che Igor Bazzia pubblicherà. Te. Eh sì, Final Fantasy il primo, ma ce ne sono tanti di JRPG. Igor pubblicherà eh, una posizione al giorno, quindi ne avremo da leggere per almeno tre mesi. Andate a vedere su gamesource.it, è veramente un'impresa difficilissima dal mio punto di vista, perché già mettere insieme una top 5 per me è impossibile. Pensa a una top 99. E perché sono 99 e non 100 ve lo svela Igor direttamente sull'articolo che ha scritto su GameSource. Quindi una curiosità che, che non vi svelo in anticipo. E andatevela a guardare, soprattutto perché la cosa bella è che. Igor cerca il confronto, quindi se avete magari delle idee diverse sul perché, il per come e il per cosa, lui è a disposizione per eh, intavolare una bella discussione. Chiaramente con toni civili, mi raccomando. Sulle motivazioni che l'hanno portato a mettere un tal gioco in una posizione invece che magari in un'altra che per voi potrebbe essere quella più consona. Mi sa che abbiamo finito le notizie Raffaele, per cui è arrivato il momento di tornare a tema Resident Evil, che ne dici? Assolutamente con la Resident Evil Curiosity. Resident Evil. Questa settimana la Resident Evil Curiosity racconta delle notizie interessanti. Strano, ma sull'ultimo sull numero della rivista inglese Edge, che a me è sempre piaciuta, ero, ti ricordi Raffaele? Tanti, tanti anni fa la veneravo per come era rilegata, per come era stampata, veramente fatta sempre benissimo, non so più oggi com'è perché eh, non acquisto più il cartaceo da la notte dei tempi. Comunque su Edge il team di sviluppo alle spalle di Resident Evil 4 ha confermato che non ci saranno... Sezioni tagliate a differenza di quanto accaduto con Resident Evil 3, anzi, nella parte dell'isola, ovvero quella finale, troveranno spazio anche parti mai viste nell'originale. Ma io voglio aggiungere un'altra cosa perché è solo per ricordarlo, visto che è a tema, sono in fase di lavorazione contenuti dedicati a PSVR2. Per Resident Evil 4 in questa versione remake Ale perché anche questa sarà in versione DR hai, hai capito hai capito e beh d'altronde Resident Evil con la VR ci ha fatto eh, comunque ha dato il via a un nuovo corso con i Resident Evil 7 Village continuerà Resident Evil 4 nella versione non remastered ma nella versione diciamo normale, era stato adattato anche quello per la VR su PC e quindi magari utilizzano il lavoro già fatto precedentemente per uh, portare la stessa cosa lo stesso tipo di esperienza anche sulla su PlayStation VR 2 possibile perché è la no? differenza la differenza che eh, il gioco sarà proprio remake come abbiamo visto Resident Evil 2 e Resident Evil 3 che per chi non ha giocato agli ultimi Resident Evil 2 e 3 usciti eh, vi straconsigliamo io, e Raffaele, di farlo. So che può sembrare un qualcosa di scontato, ma hanno giocato tutti. Non tutti, sono convinto, abbiano provato le ultime versioni perché dice: Sì, ma ci avevo già giocato all'epoca. Eh, rigiocateci perché sono veramente, veramente belli. Assolutamente sì. Come anche bello, strano ma bello, il brano di chiusura che ci manda Pierluigi Bellini da PlayAsia.com. Che si intitola Dreaming Cotton Art. È cantato da Takai Yuguchi ed è tratto da Cotton 100%. Non so se ti ricordi, Andrea, quel gioco, quello sparatutto Aspetta. con la streghetta? Sì, 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 che era comunque di quella. Di quel filone tipo popping Twin B, questi sparatutto colorati un po' simpatici con animazioni curiose. Sì, però mi ricordo cotton, allora dove era su Saturn? Era uscito anche su Saturn. Non so se questa versione 100% era uscito anche su Saturn. ma anche. un Cotton c'era. Ok, e quindi con il brano di chiusura andiamo a mettere anche la parola fine a questa prima puntata del 2023 ce ne saranno altre più o meno 49-50 in tutto l'anno, quindi mettetevi tranquillamente comodi sulle vostre poltrone perché forse il Joypad non cambia la vita, ma di certo la addolcisce e quindi giocate, giocate, giocate. Raffaele, oui. e io per salutarti, salutare tutti. Ho pensato una cosa, che il joypad non cambia la vita, ma PSVR2 sì. <ride> e non la addolcisce? No, sto scherzando, sto scherzando. Sono troppo carico, Raffaele. Sono troppo carico. E tu lo sai, è veramente per me una grande soddisfazione. Sono troppo, troppo tempo che non provavo un'attesa del genere. Mi sento ringalluzzito, e non vedo l'ora. Si vede e si sente Andrea, ma nel frattempo eh, non è che puoi vivere soltanto di aria. Gioca a Vampire Survivor, scusa almeno il tempo vedrai, che vola come non è mai volato prima. Ciao Andrea, ci sentiamo settimana prossima. Ciao Raffaele, ciao a tutti, buon weekend. We don't Eccoci, grazie, grazie Jerry e Mac e Zannafix Massimo per essere stati con noi fino a quest'ora tarda, compresi anche poi Luca Massimiliano su Spreaker. Mi raccomando come al solito l'appuntamento è per venerdì prossimo. Ancora dobbiamo decidere quale sarà il tema della puntata, i giochi che aspettiamo di più nel 2023 oppure PlayStation VR 2. Vediamo un pochettino, ve lo facciamo sapere sui nostri social, ma Andrea già anticipa PlayStation VR 2. <ride> Staremo a vedere. Mi raccomando, seguiteci, un like, un condividi e un commento eventualmente, mi stavo dimenticando. Ciao a tutti e a settimana prossima.